Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questi sono i video TTCC, Tip Taps Chops Chaps. Stavolta l'ho detto giusto, sì, giusto per tenervi compagnia quest'estate e quindi, essendo ad agosto, video brevi, insomma, con delle cose differenti dalle solite argomentazioni che trattiamo su Anime dal Mondo, questo bellissimo e fantasmagorico canale YouTube. Vero? E ne è vero anche che qualcuno di voi mi ha chiesto parecchie volte in privato, soprattutto mandandomi mail, messaggi su Facebook, eccetera, e sotto trovate tutti i link, che cosa utilizzassi per disegnare in 3D, quindi oltre al software che cosa uso per disegnare, quindi se era un mouse, se era una tavoletta grafica e tutto il resto. Io uso un mouse e adesso vediamo qual è. Bene, come al solito questi video sono velocissimi, quindi non faccio video recensioni semplicemente perché uno, non mi paga nessuno e vi do solo la mia esperienza per quello che mi riguarda e spero vi dia una mano a voi per scegliere la cosa giusta, ma soprattutto così perché sono cose utili secondo me da sapere per chi si avvicina per la prima volta a determinati argomenti e a determinate cose come il disegno 3D, e quindi mi sembrava giusto anche farvi conoscere qualcosa di più interessante e che poteva esservi utile. Come al solito questa inquadratura mi piace un sacco, poi vi vedo proprio, cioè vi vedo, capito? Siete in vacanza, io lo so, però io sono in città, però come vedete io ho sulle magliette sgargianti quando faccio questi video così estivi, almeno penso di essere altrove. Ma andiamo avanti con l'argomento, perché oggi vi parlo del mio mouse, un mouse che ho preso più o meno 2 anni fa perché era appena uscito, mi è piaciuto, l'ho provato prima perché come sapete, come vi ho detto spesso, è meglio provare prima e io sono riuscito a provarlo grazie ad un amico che mi ha permesso di provarlo. E quindi sono andato a colpo sicuro e sono andato a comprare un LX Master della Logitech. Questo mouse, che è a mio avviso fantastico, questo adesso un po' di polvere ce l'ha su, ma perché lo uso tantissimo, poi un po' consumato qua perché il tasto sinistro lo si usa tantissimo, ma ha tante features, tante features che danno una mano anche nel disegno 3D, soprattutto ha tanti tasti programmabili, o meglio assegnabili a determinate azioni che possono darvi una mano. Alcuni si lamentano del fatto che questa rotellina viaggia da sola. In realtà non è così, perché se voi la usate tranquillamente, normalmente, come un mouse tranquillo, fa i suoi bei scattini, ma se schiacciamo questo tastino sopra è libera, quindi vedete, non so se riesco a farvelo vedere, ma insomma gira libera come un uccellino di andare in giro per i boschi. Ma succede anche quando, anche se adesso fa gli scatti e la facciamo girare velocemente, diciamo che è un po' a frizione e quindi va libera. Perché ho scelto questo mouse? Prima di tutto per questo motivo, proprio perché la sezione libera della rotella mi dà la possibilità di essere molto preciso. Poi è pieno di tasti e quindi questo per esempio, che serve per appoggiare il pollice, non so se lo vedete, a parte che è molto ergonomico, serve per appoggiare il pollice, ma è un tasto anch'esso e potete programmarlo. Io in questo caso ce l'ho programmato come un cambio di programma, quindi mi fa vedere tutte le finestre e quelle aperte e io vado a scegliere il programma che sto usando, magari ne sto usando 2 in contemporanea per fare 2 cose ed è molto utile. Abbiamo un'altra rotella qua di fianco, scusate se la chiamo rotella ma si chiama, per me è una rotella, che in questo caso programmabile anch'essa e potrebbe essere programmata ad esempio per fare lo zoom in e lo zoom out sia nei software 3D sia per esempio sul web, sulle pagine web, anche su YouTube per esempio. I 2 tasti qua sopra originariamente erano programmati per fare page up, page down, insomma pagina avanti, pagina indietro per quanto riguarda il web, mentre io li ho semplicemente programmati con altre funzioni col software che uso. Ultimamente sto usando Fusion 360, un giorno ve ne parlerò, ed è molto comodo perché ci sono delle feature, appunto come dicevo prima, molto comode, soprattutto se si assegnano questi tasti. I tasti destro e sinistro assolutamente vanno come tutti i tasti, anzi sono belli cliccabilini ma soft, belli tranquilli, proprio, oh, che bello, bello, bello.
Sotto c'è tutto quello che ci riguarda così della connettività. Intanto vi dico che anche su un tavolo normale senza tappetino va benissimo, scorre che è un piacere, poi sul tappetino è fantastico. Ma con questo mouse potete controllare via Bluetooth, o meglio, il mouse è Bluetooth, e potete controllare tre PC, quindi potete passare con questo tastino Connect a tre, anzi con questo tastino, scusatemi, il Connect serve essenzialmente solo per connetterlo e fare il pairing con il vostro PC o con il vostro dispositivo Bluetooth, ma questo tastino serve per passare da 1, 2 a 3 dispositivi. Quindi io, per esempio, avendo due PC, anzi tre, tutti e tre con il Bluetooth attivo, posso scegliere su quale PC poter usare questo mouse, e alle volte è molto comodo. Quindi questo è il mouse LX Master della Logitech, o meglio MX Master, scusate, della Logitech. Adesso è uscita anche la versione 2, ma comunque vi lascio il link sotto in descrizione. È un bel mouse, costa un po' di più, io ce l'ho da un paio d'anni. Se volete un consiglio, ovviamente ricaricabile senza fili, se volete un consiglio lasciate scaricare il più possibile la batteria, dura tanto, però lasciatela scaricare come si deve, fino a quando il PC non vi dà, o meglio non vi fa vedere, la sorta di caution che vi dice sta scaricando la batteria, forse è meglio che ricarichi, hai capito? E qua vedete, avete tre livelli di LED che adesso non si vedono, ma sono tre LED che vi fanno indicare a che livello è la batteria. Comunque dura un bel po'. Questo era il mio mouse. Per tutti quelli che mi hanno chiesto che mouse potessi usare e che cosa usassi per disegnare in 3D, questo è il mio mouse e spero di avervi fatto contenti e soprattutto di avervi tenuto un po' compagnia in questa torrida estate di agosto. No, questo è agosto e quindi siamo in estate. Mi sono incasinato un attimino. Comunque, se volete iscrivetevi qua sotto, arriveranno altri video per entro la fine di agosto, ce ne saranno altri, e poi da settembre si riparte, perché insomma compie anche un anno il canale e ci saranno delle novità. Quindi mi raccomando, come dicevo prima, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e cliccate la campanella, così trillate tutti. E come al solito io ho un caldo bestia. Mamma che caldo, un ghiacciolo ci sta da Dio, sì, assolutamente sì. Anzi, prendo tutte le mie cose da qua, sì, ciao, e me ne vado, ciao.